Il sistema delle relazioni, su questo dobbiamo fare ancora molto. Io credo che non porti più da nessuna parte il creare delle istanze, del proporsi come interlocutore di un unico settore, quindi la danza oppure il teatro o perfino lo spettacolo dal vivo nel suo complesso. Se è vero quello che noi affermiamo, crediamo, del motivo per cui lavoriamo, che allo spettacolo della cultura competa creare quello spessore forte della società nel quale poi nascono delle consapevolezze sull'identità di un paese, di una classe dirigente oppure di una società dimenticata. Su queste consapevolezze in fondo noi lavoriamo, ecco, non possiamo farlo assolutamente da soli. Dobbiamo imparare ad associarci di più e a discutere non solo nell'ambito di singoli progetti, come spesso facciamo, ma come istanze complessive che competono alla crescita di una città, di una regione e di un paese. Invece troppo spesso siamo un po' chiusi, questo è vero, nel nostro quotidiano difficile, nella consapevolezza di quanto valiamo, ma in fondo il dialogo che noi sappiamo, soprattutto in tempi di crisi, instaurare tra di noi deve essere condiviso di più con quegli altri settori a fianco dei quali tutto sommato con coraggio, mi ricollego a quello che ha detto Sergio prima, con coraggio portiamo avanti un'idea di società che ancora non ha seguito la rovina e il taglio dei finanziamenti. Siamo con Natalia Casorati che rappresenta il settore della danza e si è intervenuta appunto nella sezione dei festival insieme a Gigi Cristoforetti che invece rappresenta che rappresenta anche lui nel settore della danza, insomma tuo collega o competitor, insomma. E lui ha parlato della necessità che il settore danza, il sottosettore danza, si metta più in relazione con altri linguaggi, col teatro, con la creatività, eccetera, eccetera. Volevo sapere tu cosa ne pensi e come secondo te si potrebbe fare. Ma dunque, noi credo siamo già in relazione con un po' tutti gli altri festival della città. Collaboriamo col TPE, collaboriamo con Torino Danza, siamo un braccio di Torino Danza, quello che si occupa appunto della danza emergente, per alcuni progetti sempre relativi comunque alla danza, perché io credo di essere una persona competente in quel settore lì, quindi non mi posso mettere a organizzare né a collaborare con eventi teatrali perché in realtà non è la mia esperienza. Quindi sempre nell'ambito della mia competenza, che quindi sono la danza, le arti performative vicino comunque a quello che è una drammaturgia coreografica, nel mio piccolo a livello torinese e poi soprattutto a livello nazionale con Netro Anticorpi e a livello internazionale con i Netro con cui collaboriamo, cerchiamo di strutturare delle modalità progettuali condivise. Non è così facile a Torino, nel senso che comunque ci tengo molto a collaborare con realtà che hanno una certa professionalità in cui mi riconosco. In realtà abbiamo adesso strutturato una nuova collaborazione con Stalker Teatro, che è prettamente teatro, in quanto mi ha chiesto una collaborazione per un progetto in cui voleva coinvolgere dei giovani danzatori. Quindi credo che la collaborazione sia importante quando c'è una reale urgenza, ecco, definiamola così, è una stima reciproca dei progetti e delle realtà che in qualche modo le sostengono. In effetti ammetto che io lavoro molto bene con altre realtà extraregionali, forse perché abbiamo più principi etici e poetici simili rispetto magari ad alcune realtà della città. Nel Piemonte o a Torino, proprio nello specifico, la danza viene inglobata in altre, diciamo, nella politica culturale legata al mondo dello spettacolo o ha delle sue... viene trattata come una cosa in particolare? Te lo chiedo perché ad esempio in Lombardia la danza a livello regionale è accorpata alla musica e si sta parlando proprio di fare invece... Cioè la SIAE, quando vai alla SIAE? No, a livello proprio di finanziamento e di sostegno... Sì, settore musica? Sì, a livello regionale. E invece in Piemonte come funziona? Giusto due parole, insomma, per capire... Sto giusto mangiando un pezzo di mandarino.
Allora, in realtà no, credo ci sia il settore danza, che forse è vero che è legato anche a quello della musica, però non penso che in qualche modo incida dal punto di vista della domanda della procedura burocratica, anche se forse diciamo siamo sotto lo stesso cappello. Quindi in qualche modo gli devo dire che per quanto riguarda la mia progettualità non ho avuto nessun problema il fatto di essere il festival di danza, la struttura che in qualche modo difende, poi io ridifendo la giovane danza, infatti oggi ironicamente dicevo che insomma ero al tavolo con tutti i direttori artistici di festival che chiamano i grandi nomi e che chiaramente riempiono i teatri, perché quando chiami Raffaello Sanzio piuttosto che Alain Platel non è difficile riempire il teatro, quando io chiamo Marco D'Agostin, vincitore premio Giudia a Veneto, che nessuno sa cos'è, è ovviamente già molto più difficile, per quanto Marco, giovanissimo, ha una creatività che io trovo geniale e che in qualche modo cerco di promuovere perché trovo giusto che il pubblico la veda. E devo dire che il pubblico, venendo a Interplay e vedendo che io in qualche modo seleziono un po' le eccellenze, ci torna, e per me questo è un significativo, perché non è facile portare il pubblico a vedere la giovane danza d'autore a teatro, no? Lo sappiamo tutti, anche perché alle volte sono spettacoli difficili, e quindi insomma in qualche modo per noi è un po' una scommessa che viaggia parallela a Inside Off. Inside Off invece è un progetto rivolto a realtà più giovani, che in qualche modo noi offriamo la possibilità di una visibilità, di un feedback, proprio perché è in una situazione protetta, perché anche quello è importante. Quando tu presenti un giovane e lo porti in un festival, adesso Interplay, insomma, dico, io ironizzavo sul fatto che ovviamente non è importante come il Festival di Cognac, però è già un festival che ha una certa notorietà, è seguito da tutti i critici, abbiamo un buon pubblico, quindi se tu porti un giovane che in realtà è molto fragile, lo uccidi, perché la critica lo ammazza, e allora non gli dai senz'altro le possibilità per crescere, mentre se lo presenti in una struttura più protetta, lui magari ha un lavoro ancora un po' fragile e ha bisogno di confrontarsi magari con un altro coreografo, con un pubblico, lo aiuti, perché in qualche modo gli dici guarda, forse hai bisogno di fare ancora una residenza, hai bisogno di lavorare, di studiare, che ne so, gli dai dei consigli che gli permettono di crescere e magari di tornare una seconda volta a Interplay con un lavoro forte. Questo è successo sempre con Daniele Ninarello, che è un coreografo che stiamo sostenendo molto quest'anno. La prima volta che è arrivato a Torino lui ha partecipato a Inside Off e il lavoro che aveva fatto era un lavoro un po' così, un po' fragile. Non è riuscito a entrare nel netto, la prima selezione di Anticorpi XL non è entrato. Ha lavorato un anno con Virgilio Sieni, il lavoro è veramente maturato perché ha studiato e quando si è ripresentato il lavoro era molto forte, ha vinto, insomma diciamo è entrato nella vetrina, sta girando tantissimo tutta l'Italia. Premio Equilibrio lo mi sembra. Dato finalista a Premio Equilibrio, lo porteremo in Francia, questo netto con cui siamo al Reperage. Abbiamo strutturato una residenza coreografica in Lussemburgo con un altro coreografo lussemburghese, quindi diciamo che in qualche modo abbiamo costruito una progettualità adesso che il suo lavoro è maturo per aiutarlo a crescere, e ci sono le chance, cioè se tu presenti in un contesto importante un giovane che ha della qualità lo aiuti ad andare avanti, se lo presenti che è ancora fragile lo blocchi. Questo è importante, e spesso i giovani coreografi non ne sono così consapevoli, ma lo vivono come un castigo, no? Non ti metto, allora, invece alle volte è un modo per aiutarli a raggiungere la tappa